Benvenuti a Voci Resilienti, un podcast che racconta le storie di giovani immigrati che hanno affrontato enormi sfide per costruire una nuova vita in Italia. Oggi ci concentreremo su come questi ragazzi rispondono alla discriminazione e alla provocazione con calma e dignità, mostrando che la cultura e l'educazione sono le risposte migliori. Ascolteremo le loro esperienze e riflessioni, che speriamo possano ispirare ed educare. Iniziamo conoscendo i nostri conduttori, ognuno dei quali ha una storia unica di coraggio e determinazione. Ascoltiamo le loro voci mentre condividono il motivo che li ha portati in Italia e le sfide che hanno affrontato lungo il percorso. Ciao a tutti, benvenuti a Voci Resilienti. Io sono Farzad, ho 18 anni e vengo dall'Afghanistan. Sono arrivato in Italia nel 2021 per sfuggire alla guerra. Lasciare il mio paese è stata una decisione difficile, ma sapevo che era l'unico modo per cercare pace e un futuro migliore. Io sono Ayman, ho 17 anni e vengo dall'Egitto. Sono arrivato in Italia nel 2023. La decisione di partire è stata dura, soprattutto perché ho lasciato la mia famiglia e il loro supporto, ma ho scelto di seguire i miei sogni, di studiare e costruire un futuro migliore, non solo per me, ma anche per loro. Le lacrime di mia madre, l'abbraccio forte di mio padre mi accompagnano ancora oggi. Io sono Gibril, vengo dal Benin e ho 17 anni. Ho perso mia madre quando avevo 5 anni e sono cresciuto da solo, senza una famiglia su cui contare. Insieme a un amico ho deciso di scappare dal mio paese per cercare una vita migliore in Italia. È stato un viaggio difficile, ma era l'unica via per avere una speranza. Il mio nome è Ibrahim, ho 17 anni, vengo dalla Liberia. La mia famiglia ha una storia complicata. Ho perso mia madre quando avevo solo 2 anni e mio papà lavorava lontano, quindi sono cresciuto da solo. Ho deciso di scappare senza dire nulla a nessuno, cercando un futuro migliore qui in Italia. Salve, sono Ibrahim, ho 17 anni, vengo dal Gambia. Sono cresciuto in una famiglia numerosa con 3 fratelli malati. La vita era difficile e dopo la morte di mio padre, mia madre ha dovuto prendersi cura di tutti noi da sola. Ho deciso di partire di nascosto per cercare di aiutare la mia famiglia. Ciao, sono Alaji, anche io ho 17 anni e vengo dal Gambia. Sono il sesto di 11 fratelli e ho sempre sentito una grande responsabilità verso la mia famiglia. La vita in Gambia non è mai stata facile e ho deciso di venire in Italia per studiare e lavorare, sperando di poter aiutare i miei cari. Mio nome è Tijan, anche io ho 17 anni, vengo dal Gambia. Penso mia madre quando vivo a 8 anni e sono cresciuto con mia nonna, con mia sempre sessunto. Non ho mai avuto un buon rapporto con mio padre. La sua nuova moglie mi trattava male. Sono venuto in Italia per cercare un futuro migliore, per riprendermi la mia vita. Io sono Aliu, 17 anni e vengo dal Gambia. La mia vita in Gambia era dura, soprattutto a causa del rapporto difficile con mio padre, che mi costringeva a lavorare per sostenere la famiglia. Partire è stata la decisione difficile, ma necessaria per cercare un'opportunità migliore. Io sono Sana, ho 17 anni, vengo dalla Gambia. Ho preso mio padre quando ero piccolo e la mia vita è stata sempre piena di difficoltà. Volevo un futuro migliore per me e la mia famiglia. Così ho deciso di venire in Italia, anche se mia madre non era d'accordo. Ho lasciato mio fratello gemello e mia sorellina in Gambia, ma spero che un giorno ci ritroveremo. La maggior parte di noi è arrivata in Italia con il barcone, affrontando il mare in tempesta e il sovraffollamento. È stata un'esperienza traumatica e molti di noi hanno temuto per la propria vita.
Si ricorda ancora la paura di quel duello. Non sapevamo se saremmo arrivati sani e salvi, ma una volta raggiunta Italia, la nostra lotta non era finita. Abbiamo dovuto affrontare i campi per rifugiati e le sfide dell'integrazione. Siamo qui per condividere la nostra storia e per mostrare che, nonostante difficoltà, non abbiamo mai perso la speranza. Vogliamo dimostrare che con l'impegno e la determinazione possiamo superare ogni ostacolo. E anche se il percorso è difficile, vogliamo incoraggiare altri ragazzi come noi a non arrendersi. C'è sempre una luce alla fine del tunnel e insieme possiamo raggiungerla. Esatto, abbiamo tutti dei sogni, che siano studiare, lavorare o semplicemente vivere una vita dignitosa. Questo podcast è il nostro modo di raccontare le nostre esperienze e di dare voce a chi spesso non viene ascoltato. I nostri conduttori non solo hanno affrontato viaggi difficili per arrivare in Italia, ma hanno anche dovuto confrontarsi con pregiudizi e discriminazioni. Ascoltiamo Ibrahima, Ibrahim e Jibril mentre raccontano come hanno gestito situazioni di provocazione con intelligenza e calma. Ciao a tutti, sono Ibrahima. Oggi voglio condividere un episodio che mi è successo qualche mese fa mentre ero in metropolitana qui a Napoli. Appena sono entrato, ho notato che alcune persone italiane si sono tappate il naso come se fossi io a puzzare. È stato un gesto davvero ignobile e doloroso. Sapevo che era solo un pregiudizio stupido perché, come tutti, sono sempre pulito e profumato. In quel momento avrei potuto arrabbiarmi e reagire male, ma ho scelto di affrontare la situazione in modo diverso. Mi dispiace per quello che hai pensato. So che è difficile mantenere la calma in situazioni di genere. Come hai reagito? Ibrahima, ho deciso non rispondere con la rabbia o violenza. Mi sono abituato a loro. Con un sorriso, io ho detto sempre recentemente: siamo tutti uguali, siamo tutti figli di Dio. Il colore della pelle non cambia il fatto che abbiamo tutti lo stesso sangue. Dovremmo aiutarci gli uni con gli altri, non allontanarci a causa dei pregiudizi. Hai fatto bene, Ibrahima. Mostrare educazione e rispetto in situazioni di genere è una cosa difficile, ma è molto potente. Mi ricorda una situazione che ho vissuto io stesso. Ero a una partita di calcetto con alcuni ragazzi italiani. Durante la partita c'è stata una discussione su un fallo e uno dei ragazzi ha insultato mia madre con una parolaccia. Per noi la figura della mamma è sacra e in quel momento avrei potuto rispondere con la stessa violenza verbale, ma ho scelto di non farlo. Capisco, Ibrahim, come hai gestito la situazione? Ho guardato il ragazzo e gli ho detto con calma: capisco che sei arrabbiato, ma imparare in questo mondo non è irrispettoso. Tutti noi amiamo il nostro mare, quindi ti chiedo di non farlo più e di mantenere il rispetto. Ha capito e si è scusato. Penso che abbia realizzato che la sua reazione era esagerata e inappropriata. Anche a me è capitato qualcosa di simile. Ho ricevuto dei messaggi offensivi su WhatsApp da qualcuno che non conosco bene. I messaggi erano pieni di insulti razzisti. È stato davvero doloroso leggere quelle parole, ma ho capito che reagire con rabbia avrebbe solo peggiorato la situazione. Cosa hai fatto, Jibril? Ho risposto con calma e educazione, dicendo: mi dispiace che tu abbia queste idee su di me. Non mi conosci, quindi ti chiedo di non giudicarmi basandoti solo sul colore della mia pelle. Spero che un giorno possiamo conoscerci meglio e superare questo pregiudizio. Non ho ricevuto risposta, ma almeno ho mantenuto la mia dignità. Inoltre, durante la mia sosta nel campo rifugiati c'era qualche ragazzo che fumava cannabis. Ho preferito tenermi a distanza perché tengo la mia salute e voglio scegliere per me solo persone che mi indirizzino verso una strada giusta.
Non amo la violenza e mi piacerebbe fare l'amicizia con bravi ragazzi, perché anche io lo sono. Queste situazioni dimostrano quanto sia importante mantenere la calma e rispondere con intelligenza. L'ignoranza e i pregiudizi esistono, ma rispondendo con educazione possiamo dimostrare l'odio e magari cambiare la mentalità di alcune persone. Esattamente, è difficile, ma la nostra risposta pacifica può essere molto più potente di qualsiasi insulto. Dobbiamo ricordare che la vera forza sta nella calma e nella dignità con cui affrontiamo le sfide. Nonostante le provocazioni, i nostri conduttori hanno scelto di non rispondere alla violenza con violenza. In questo segmento, Alhaji, Tijan, Aliu e Sana discutono l'importanza di mantenere la calma e utilizzare l'educazione come strumento di risposta. Ciao a tutti, sono Alhaji e oggi parliamo di come affrontare le provocazioni e la violenza verbale senza ricorrere alle parolacce o alla stessa violenza. Durante il nostro percorso in Italia ci siamo trovati spesso di fronte a situazioni difficili, ma come abbiamo discusso prima, la violenza verbale non è mai la risposta giusta. Esatto, Alhaji. Ho ascoltato attentamente l'episodio accaduto ad Ebrahim. È stato davvero offensivo e sicuramente lui avrà sentito l'impulso di rispondere con altre parolacce, ma non l'ho fatto. È stato educato ed ha ricordato quello che ci dicevamo sempre. Non dobbiamo abbassarci al loro livello. Ha fatto bene Ibrahim, così come ci sono comportati bene Ibrahim e Jibril. A volte è difficile non rispondere alla provocazione, soprattutto quando toccano argomenti sensibili o personali. Ma rispondere con calma e educazione può fare la differenza. Una volta in una situazione simile, ho semplicemente risposto con «Mi dispiace che tu la pensi così, ma io non sono quello che pensi». Il ragazzo è rimasto sorpreso e ha smesso di insultarmi. Ciò dimostra che possiamo difenderci senza ricorrere alla violenza verbale. La cultura e l'educazione sono le nostre armi più potenti. Dobbiamo ricordare che la conoscenza ci dà il potere di rispondere in modo intelligente e pacifico. Esatto, usare le parolacce o la violenza verbale per sembrare una soluzione facile in quel momento, ma alla fine non risolve nulla e spesso peggiora la situazione. Siamo qui per mostrare che c'è un modo migliore. Dobbiamo essere modelli positivi, non solo per noi stessi, anche per chi ci circonda. È importante ricordare che la nostra identità non è definita dai pregiudizi o dalle opinioni degli altri. Siamo qui per costruire un futuro migliore e rispondere con rispetto è il primo passo per raggiungerlo. La cultura, l'educazione e la conoscenza sono strumenti potenti. Possiamo imparare e crescere nonostante le difficoltà che incontriamo. Dobbiamo credere in noi stessi e nella nostra capacità di fare la differenza. Le storie che abbiamo ascoltato oggi mostrano la forza della calma e della dignità. Nonostante le sfide, questi giovani hanno scelto di rispondere con rispetto e intelligenza, diventando un esempio per tutti noi. Grazie per aver ascoltato Voci Resilienti. Continuate a seguirci per altre storie di coraggio e speranza.